Buongiorno e benvenuti a Ferramondico, bentornati. A nome mio e di tutta la cittadinanza, non solo della mia amministrazione comunale, ma di tutta la cittadinanza di Tarsia, un benvenuto e un bentornato a Ferramondi. Un saluto particolare a Sua Eccellenza, che forse è il primo anno qua a Ferramondi, fa veramente piacere, all'onorevole Magorno, all'onorevole Presidente della Provincia Mario Oliverio, che ormai è qua, è sempre presente ogni anno, al mondo della scuola, ai colleghi sindaci, a tutti quanti e soprattutto ai ragazzi, questi ragazzi che danno questa giornata un senso diverso. Un senso diverso perché la memoria va ricordata e non può essere che ricordata questa giornata qui a Ferramondi, un campo di concentramento, di sofferenza, dove tanta gente veniva portata all'insaputa, senza una giusta ragione, rinchiusa qua dentro. Noi, con il nostro piccolo, l'amministrazione comunale, la Fondazione Ferramondi, stiamo lavorando, diciamo poco fa anche il presidente della Fondazione stessa, perché questa memoria venga mantenuta e questi grandi valori, i valori della solidarietà, della pace, del rispetto verso i più deboli, si emergono sempre di più. In questo momento il pensiero va anche agli amici della comunità ebraica di Roma per il grave gesto che è stato fatto allora. Ecco, allora significa che questa memoria e queste manifestazioni devono essere sempre più frequenti, i giovani devono sapere, non solo loro, perché queste storie non si devono più ripetere e il rischio purtroppo potrebbe esserci. Allora ognuno di noi, il nostro piccolo, partendo da Tarsia, da Ferramondi, un luogo quasi sperduto in una Calabria sofferente, diamo questo grande messaggio che possa arrivare a tutti quanti, anche chi è al di sopra di noi. E ognuno di noi deve fare qualcosa nel proprio ruolo perché questo messaggio sia sempre più grande, perché il futuro deve essere un futuro sicuro, certo, di pace, di solidarietà e di rispetto, e anche un futuro dal punto di vista anche economico poi può avvenire se parte questo grande messaggio di pace. Allora io la termino qua perché la giornata, come diceva poco fa il Presidente, è lunghissima. Un ringrazio tutti quanti per questa giornata e che questa giornata venga portato anche chi oggi non c'è qua, perché siete in tanti, ma tanti altri sono fuori nel loro paese, nelle loro scuole, alle vostre famiglie, portare questo grande messaggio che parte da Ferramondi, un messaggio di pace, di verità, di rispetto, perché solo così ci può essere una vera crescita sociale, non solo in Calabria ma in tutta la nazione. Grazie.